di tanta gente. Allora, noi cominciamo invece che tu ci potevi... Io nella rivista del comunicato stampa ho cercato di dire che conversavamo con... amabilmente sul tema dell'attore. E allora hai portato un po' di cose. Hai portato un po' di cose. Naturalmente, essendo una conferenza, un dialogo, fare una performance. Quindi, poiché io amo molto la lettura, cioè per me l'attore che legge è una delle forme più complete. Perché se legge conversando, facendo arrivare una verità. E quindi però pensavo di cominciare proprio la conversazione con una cosa, con una poesia canzone, non canto però, non mi risparmio questa cosa, di Giorgio Gaber, perché come inizio, cioè racconta i tempi in cui io ho cominciato, racconta in fondo anche gli anni, si può sedere? Sì. Pucci, vieni, Pucci. Sì, sì. Quando ancora in tempo, siediti prima e cominciare. Quando ho cominciato qualcuno era ancora comunista. E quindi questo istinto. Qualcuno era comunista che racconta in fondo con grande attualità, perché gli artisti sono eterni, cioè quello che scriveva Goldoni. O Pirandello, oppure Gaber, oppure Ruccello, è eterno. Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche, insomma, lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché glielo avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo, ma così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione, oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia, il proletariato, la lotta di classe. Qualcuno era comunista per far rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda. Qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista malgrado ci fosse il grande partito comunista. Qualcuno era comunista perché non c'era di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggior partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo in Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi,
democristiani, incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché in Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, 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 eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita, sì. Qualcuno era comunista perché con accanto a questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana, ma dall'altra il senso di appartenenza ad una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No. Niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza. E dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si è rattrappito. Due miserie in un corpo solo. Bravo. Ma sì, perché in fondo questo è anche, rappresenta anche l'atmosfera che si viveva quando io ho deciso di fare questo lavoro. Ho deciso, mi sono trovata. Questo era quello che si respirava, e già allora si parlava di sogno perduto, di... figuriamoci poi adesso, insomma, dove il sogno è quello di fare il tronista. Dico per quando il sogno più grande è quello di fare la velina, il tronista, di diventare, non di avere successo, ma di diventare popolare. Ormai questo è il massimo a cui si possa aspirare, perché questo ti offre questo ti offre ciò che vedi, e quindi vedi la televisione, ma non vedi un'unità. Anche lì, il quotidiano, e poi voglio diventare. Perché vuoi fare l'attore? Perché voglio scendere in visione, perché voglio fare gli autografi. Questo è. Non era la voglia all'epoca, cioè vuoi fare l'attore perché? Perché senti che puoi dare qualcosa, che senti che c'è ancora la voglia di produrre quel che di catartico, che è il teatro. Si cominciava sempre col teatro, cioè il teatro era la ragione per cui tu volevi, quindi ti andavi a leggere, tu prima di andare a vedere un qualunque spettacolo ti andavi a leggere il testo, le cose, le critiche, cioè volevi arrivare con un perché. Ecco, insomma, ne parlavamo, qui c'è Gennaro Lerro. Noi abbiamo cominciato per passione, e si cominciava dal teatro, quello tradizionale, quello eduardiano o scarpettiano, però era una passione autentica, per qualcuno poteva diventare un lavoro, per altri rimaneva passione, beati loro. Ma c'era la voglia di, veramente c'era la voglia di cambiare il mondo. Ora non, sembra che dico i miei tempi, no, ma è così. Il rischio c'è, perché comunque voglio... Però è una fotografia questa, non è un dire. Poi per carità ci sono tanti ragazzi che
io li vedo all'Accademia o al centro sperimentale, cioè quelli che decidono di studiare e sono preparatissimi, però sono su, non so, 1000 che vogliono fare gli attori o che dicono di farlo, ce ne saranno 20 così, che hanno questa passione autentica. E devo dire, purtroppo, soprattutto a Napoli, nel sud, dove ci sono dei modelli molto squalificanti, insomma. Tipo per esempio il fatto che il peggiore cabaret diventi teatro. Questo è cioè, senza nulla, con tutto il rispetto per Made in Sud, ma Made in Sud può andare bene per i villaggi turistici, ma che sia a furia di mandarlo, che sia stato una cosa martellante il fatto di proporlo su una rete che non è l'Ammiraglia ma comunque è Rai 2, di proporlo in maniera tale che alla fine la gente per sfinimento ce lo vede, se non ha un'alternativa, se non è capace di costruirsi un'alternativa, perché non ci dimentichiamo che da 25 anni la televisione commerciale, dopo aver cominciato una validissima azione contro il monopolio Rai, è diventata quanto di peggiore ci possa essere come proposte culturali. Anzi, togliamo da mezzo il culturale. La cultura ha avuto un degrado spaventoso, complice anche prima la televisione, che in qualche modo coinvolge e manipola le famiglie che sono lì davanti al televisore a guardare l'Isola dei Famosi, o ancora peggio, ma anche la scuola, che in qualche modo non ha fatto in modo che la cultura, cioè un paese dove fino a poco tempo fa, adesso lo dicono ma comunque non fanno nulla per pinguare i fondi della cultura, che con la cultura non si mangia, ditemi voi, il paese che dovrebbe vivere di questo, che santi poeti e navigatori, ma rischio di diventare banale. Dico semplicemente che ora come ora la maggior parte dei ragazzi, senza nessuna colpa, vuole fare l'attore. Perché? Perché vuole andare in televisione. Non gli passa neanche per l'anticamera del cervello di cominciare dal teatro. Il teatro, io mi ricordo il povero, che poi era anche bravo, il povero Pietro Taricone, con cui ho lavorato. Ho fatto per 3 mesi con Pietro uno spettacolo che si chiamava Più o meno alle 3, esattamente 12 anni fa. Nel 2003 fu inaugurata un teatro che si chiama Cometa Off a Roma, a Testaccio, molto carino, e poi è diventato un teatro, insomma, con valide proposte. La prima, proprio inaugurando, siamo stati noi con uno spettacolo tratto da un libro di Andrei Longo, che si chiamava Più o meno alle 3, e raccontava dove erano i vari napoletani, vari personaggi, più o meno alle 3 dell'11 settembre 2001, quando in America succedeva quello che succedeva. E quindi era un bel punto di vista. Pietro Taricone per la prima volta fece teatro, e lo fece per 3 mesi. Cioè, ma per lui era... E lui era anche bravo, ma lui non poteva pensare che tutte le sere lui avrebbe dovuto fare la stessa cosa, infatti lui cambiava tutte le sere, quindi entravamo un po'... Perché non c'era un'educazione di questo tipo. Lui aveva e tra l'altro tra quelli del Grande Fratello, lui era quello più sano anche come formazione, perché lui non volle sottostare al circo mediatico di Costanzo e Affini, per cui fece un altro percorso che è stato cinematografico, televisivo, insomma, però anche lui è proprio il frutto, è stato un ragazzo fortunato, almeno per un certo periodo della sua vita, che però non aveva nessun tipo di educazione al teatro. Se non hai l'educazione al teatro, io dico, come puoi fare l'attore? Tu sei partito da un brano che tu ricordi bene, perché ci abbiamo, sei molto più giovane di me, ma tu lo ricordi bene. Perché è vero, sono solo un anno. quel brano di Gaber, un brano che divideva moltissimo la platea, te lo ricordi? Soprattutto quel finale su due miserie in un corpo solo. Eravamo ancora negli anni dei cristiani, sì. Quindi voglio dire, ma divideva anche molto, perché anche i comunisti si divisero molto su quel brano. Poco dopo li fece di oppositivo, di dividere in campagna come ho fatto io, ma io ricordo che
durante lo spettacolo, per chi non ha assistito agli spettacoli di Gabri, cioè metà del pubblico si alzava e si andava. Adesso è super rivoluzionario. Cominciavano a litigare durante lo spettacolo tra di loro. Cioè, meno male, sì. No, cose dialettica. Cose che sono impensabili oggi. Oggi noi non siamo neanche in grado di immaginarlo. Tu vai allo spettacolo teatrale, non sono tutti quieti. Io sono andato a vedere con un certo imbarazzo di Jesus Christ, questa a teatro l'altro giorno. Perché mi hanno detto, perché avrei sconvolto il mio ricordo del magnifico film, quindi mi hanno detto meglio. Perché se tu vai al Chiappi, quello lì che faceva Gesù Cristo nel 73, nel 73, quindi pensate quanti anni ha oggi. A proposito dei sedi a rotelle, è poco più, è uno imbalsamato che l'hanno messo lì, non c'ha più voce. Ogni tanto lancio qualche urlo incondizionato, un effetto proprio di adesso, una cosa che non avevano visto un pungolo, una cosa che gli hanno dato un calcio. Ma lui lo aveva fatto precedentemente a Broadway, la storia è anche interessante. Sì, la voce nel 70, la voce nel 70, e poi si era trovato a fare il film. Quindi penso questo che nel 70 fa questo spettacolo a Broadway. Nel 2015 arriva a Napoli, approda all'Augusteo a Napoli e fa finta di cantare con Giuda, che era nero come quello lì del film, ovviamente era giovane, non era quello del film, è un ragazzo che canta molto bene, si muove molto bene, e lui invece questo tipo imbalsamato che è una cosa imbarazzante. Però io l'ho ricordato perché anche lì tutto quello che accadeva era come posso dire in qualche modo pilotato, mentre agli spettacoli di teatro di una volta, anche il teatro più diciamo di nicchia, cioè di quindi parlo teatro canzone, perché poi Gabba è futuro del teatro canzone più di nicchia, cioè, succedeva che il pubblico, non c'era bisogno che venisse dal pubblico, cioè c'era una partecipazione vivissima delle persone allo spettacolo teatrale, cioè, era un dibattito prima, durante, dopo. Mi ricordo che c'era una, soprattutto su Gabba, c'era una discussione infinita tra noi giovani, ci confrontavamo, andavamo, l'aspettavamo, diventava un evento per sei mesi, aspettavamo l'anno prossimo torno, quindi dobbiamo ritornare, andiamo a vederlo in un altro, andiamo a Bari, andiamo a sentirlo a Bari, cioè era una cosa che si costruiva tutto il progetto culturale intorno a questo personaggio, ma intorno a tutti questi fenomeni culturali tipo quello di Gaber si costruivano, ed erano costruiti con la partecipazione piena e consapevole delle persone. Tu raccontavi quindi un'esperienza di un attore che passava, racconti di un'esperienza di un attore che passa dal teatro e arriva al cinema. Oggi l'attore non passa più per il teatro. Cioè, no, c'è chi ci passa, ma guarda, Felice, ci sono nei piccoli teatri delle esperienze straordinarie, di attori bravi, però non sai più, è come se non fosse molto più difficile dividere le cose. Dico per dire, a Napoli, in ogni buco di teatro, anche dei 15 posti, c'è una scuola di recitazione. Perché? Perché molte mamme, molti ragazzi e anche molte persone, però anche di 60 anni, che vogliono farlo amatorialmente, vanno lì. Allora, c'è chi coltiva ancora il teatro amatoriale, però il fatto che a Napoli si lucri, a Napoli come in tante, ma a Napoli la punta dell'iceberg di ogni stortura, anche di ogni bellezza, ma per me di ogni stortura, ci sono, e oltretutto gli insegnanti, ma chi lo dice? Prima dovrebbero fare un esame gli insegnanti, chi l'ha detto che tu mi puoi insegnare a recitare e non mi rovini? Perché ora pare che a Napoli si aprirà, col fatto che San Ferdinando e Mercadante diventano teatri stabili, sotto la guida di Luca De Filippo, che non so quanto tempo dedicherà a questa scuola, la scuola di recitazione ufficiale, cioè quelle alle quali accedi per concorso, con borsa di studio. Ma basta vedere il concorso fatto al Teatro Mercadante sulle maestranze, per cui è stata assunta la fidanzata di quello, la moglie di quell'altro, possiamo capire anche lì come funzionerà, come arriveranno sti 20 ragazzi, con quali raccomandazioni, è sempre stato così. Però adesso il fatto di insegnare, e poi soprattutto ci sono scuole di cinema, perché si passa direttamente al cinema prima del teatro. Allora io dico che questa cosa non mi piace, infatti non ho mai accettato di insegnare, ho fatto solo preparazioni individuali o seminari, per preparazioni individuali per poter accedere all'Accademia o all'Accademia del Teatro Bellini, che è un'accademia dove entrano 23 ragazzi ogni volta per borsa di studio, e io trovo che sia un'ottima politica. Poi non so gli insegnanti se sono validi, no, ma insomma, ma perlomeno c'è un principio di farli poi lavorare nella struttura del teatro. È una cosa che
che abbastanza mi convince, ma per il resto, cioè, scuola di cinema per un anno e poi che fai? Magari no, io poi li vedo, non sanno manco, ecco, non sanno manco leggere. Per cui io sono preoccupata per le nuove generazioni tantissimo, non perché non abbiano talento, ma perché accanto alle difficoltà di lavoro per tutti, insomma, per tutti in generale, che prendono laurea e master e poi se gli va bene vanno all'estero, chi vuole fare questo lavoro vive nell'illusione di Amici di Maria De Filippi, vive nell'illusione, anche se non fanno teatro, di X Factor, di... E tutto diventa un eliminare l'altro, cioè non c'è un percorrere insieme la strada, ma si elimina, vengono nominati, chi nomini, chi fa, chi... E questa è una cosa per me raccapricciante, perché è vero che se vado ad un provino il ruolo o io o tu, però non è così scientifica la cosa, qui diventa metodo. Qui diventa stile di vita, diventa non sostenersi a vicenda, diventa eliminarsi a vicenda, come nelle peggiori tradizioni, ormai, perché prima le compagnie, facevi così tutti sbianchimenti, nelle compagnie teatrali, quelle, la compagnia Fumo Cafiero, il primo attore, ma la stessa... Insomma, anche se stessi primi attori fino a 30-40 anni fa, al giovane attore che prendeva l'applauso, loro facevano in modo che non gli arrivasse più. Erano i cosiddetti sbianchimenti, allo stesso livello della carrettella che tu fai sbattendo i piedi per farti arrivare l'applauso. Tutte queste meschine tattiche fanno parte di un periodo che insomma, che dove gli attori veramente si dovevano sudare il pane, perché erano seppelliti in terra sconsacrata e facevano parte veramente di quelle compagnie dove gli stessi De Filippo erano fratelli, ma l'emblema del rapporto tra Peppino e Edoardo è veramente emblematico come rapporti tra difficili, tra attori pure della stessa famiglia. Poi tutto questo in qualche modo, con un'educazione migliore, con una cultura migliore, stava andando, cioè c'era più solidarietà, più spirito di ricerca, per esempio negli anni 70 il gruppo della Rocca, le cooperative, quindi lo spirito di cooperazione anche nel teatro, tutti insieme, non importa il primo nome, secondo nome, tutti uguali, un po' di comunismo, non sanno, in quel caso, cioè tutti quanti che erano rivolti verso lo stesso obiettivo. E poi adesso invece di nuovo questo malsano protagonismo che addirittura tende a eliminare, piangendo, oh, come mi dispiace che te ne vai, ma intanto tu l'hai nominato, lo elimini, cioè intanto il pubblico deve votare o te o lui, e quindi insomma non, da questo punto di vista insomma io spero che le nuove generazioni siano migliori dei modelli che gli vengono proposti. Tu hai fatto cinema, partiamo innanzitutto dal fatto che hai fatto Montagaretta, pur avendo avuto successo giovane, diciamo, non hai avuto giovanissimo, hai fatto Montagaretta, noi ci siamo conosciuti nella tua gavetta, diciamo. Poi hai fatto delle cose molto importanti, dopo ci siamo frequentati, e tipo i grandi registi, quindi Capuano, Ozbetek, Sorrentino. Ci racconti un po' queste evoluzioni cinematografiche, e poi ci racconti anche invece quella televisiva, però prima quella cinematografica. Ma dunque, sono casi. Diciamo che c'è stato un periodo, inizio anni 2000, dove c'era questo fiorire, sia a Napoli sia fuori, di nuovi registi che avevano molte cose da dire, e lì si tratta di fortuna, non lo voglio chiamare in un altro modo, ma insomma mi viene in mente, perché per esempio con Ferzan c'è stata una serie di coincidenze che lui ha raccontato, se l'è vendute per tutta la presentazione delle Fate Ignoranti. Io mi trovai a Castellammare di Stabia a vedere uno spettacolo che era proprio Notturno di Donna con ospiti, io non lo facevo più, però andai a vederlo perché per salutare l'ultima serata di quella stagione, per salutare gli amici, mi trovai seduta vicino a questo signore Beato. Io non avevo sentito parlare del Bagno Turco, Harem Suaren neanche l'avevo visto, ma dice, sai, Ferzan Özbetek, ok, vabbè. e
vedemmo lo spettacolo insieme e poi... Allora, io sono una persona, tra i miei difetti maggiori, che io con cui combatto, contro cui combatto da una vita, è l'ira. Ecco, tra i peccati capitali io sono una persona iraconda. Ma veramente, poi sono, poi per tutti, come tutti gli iraconi, sono convinta di avere sempre ragione. Naturalmente, quando faccio... Ci sto lavorando. Prima di arrivare all'Alzheimer spero di averlo risolto, insomma almeno lo saprò di averlo risolto. E c'era insomma diciamo una mia rivale in amore, ma diciamo così, avevo un fidanzato che mi aveva lasciato per questa persona, poi aveva lasciato lei e come fanno molti uomini, insomma, come dire, come gli gira, fortuna o sfortuna volle che si fosse rimesso con me, ma questa qui però non lo mollava e si trovò fuori al teatro insultandomi improvvisamente. Allora, io reagisco male agli insulti, per cui mi mantennero in due amici, mi mantennero perché molto proprio questa fu una cosa, una scena dove volarono da parte mia soprattutto pittoreschi insulti, non volgari, però pittoreschi. Alla fine io andai al ristorante raccontando di questo episodio, ma raccontando con la veemenza che poi mi contraddistingue quando arrivò questo mio fidanzato, lo mandò al diavolo, non ripeto, qua non ripeto le parole, perché dice amore, ma amore. E lì però raccontai davanti a Giuliana, Desio, tutta la compagnia, compreso Ferzan che era lì, perché era venuto a vedere se c'era qualche attore che poteva inserire il suo film, che cominciava di lì a due settimane, un mese. E io raccontai questa cosa e mi guardavo, mi si guarda una pazza, ho detto ecco mi sono giocata qualunque situazione, cosa. Però insomma io adesso cambio la trama del film e racconto questa cosa, fini di lì. Però una settimana dopo mi chiamò il suo aiuto regista e mi disse Ferzan ti vorrebbe nel suo film, senza provino, senza nulla, va, ti mando il copione, vai a pagina 27 e capirai perché. Se qualcuno ricorda il mio incipit delle fate ignoranti, io scendo come una pazza urlando dalla tromba delle scale. Era bionda allora, vero? Ero bionda. Sì. Ero bionda e tra l'altro subito dopo io ho girato il primo film di Paolo Sorrentino, dove invece dovevo andare in produzione coperta da un cappello, perché Paolo Sorrentino diceva spegnetela di cicco, perché doveva fare la parte, diciamo, della moglie modesta di Tony Servillo, questa, insomma, poi l'altro un piccolo ruolo, però era pur sempre la moglie di Tony Servillo, e quindi nell'uomo in più. Primo film meraviglioso di Paolo Sorrentino, secondo me insieme con Divo il più bello. E quindi c'era questa cosa diversissima, cioè le fate ignoranti, che insomma erano quanto più variopinte, mentre lì, questa è una delle cose meravigliose del lavoro dell'attore, che tu, ecco, ed è una cosa da cui io non posso prescindere. Adesso, per esempio, il cinema italiano, a differenza di quello spagnolo che è in grande greco, quello francese non ne parliamo, però, vabbè, poi... quell'americano che da sempre fa da modello sia nei blockbuster che nei film, diciamo, non di cassetta, l'attore fa l'attore, cioè fa qualcosa di diverso da sé. Se voi ci fate caso, soprattutto anche gli attori che adesso vanno di gran moda in Italia, fateci caso, fanno sempre se stessi, tranne qualcuno che, non so, Elio Germano tra le nuove generazioni, che si sforza di fare l'attore. Ma io quando ho cominciato, uno dei motivi pure per cui ho cominciato era che potevo essere qualcuno che non ero io, qualcuno di diverso da me. Questo fa l'attore, non fa se stesso. Poi magari, ecco, nella lunga serialità, dove io invece ho avuto, passo subito alla domanda, te la rispondo, nella lunga serialità, nelle fiction televisive, dove io ho fatto varie guest di puntate, eccetera, eccetera, ma... diciamo, ho fatto la protagonista in una soap che si chiamava Sotto Casa, insomma, finché è durata, perché poi l'hanno tolta da mezzo. C'è stato un tentativo di fare una soap che fosse ambientata a Sharm el Sheikh, sarei stata felicissima. Poi abbiamo girato le due puntate pilota lì a Sharm, a Coral Bay, ma purtroppo non è andata avanti, mi sarei trasferita lì, sarei stata la donna più felice del mondo. E poi ho avuto una lunga esperienza con Un Posto al Sole per 8 anni come coach degli attori, come preparatore degli attori. Poi mi dissero, senti, lasciamo un solo coach e tu fai un personaggio, Aida. E lì
Quindi voglio dire, c'è stato questo impatto, ho voluto mettere insomma quello che mi... l'avevo scritto su di me. Poi insomma l'estate, poi invece è passato all'estate, l'estate non si è fatta più. Per strada mi chiedono continuamente perché lei non torna. Io dico non lo so, però a un certo punto della mia vita... Mi è diventato triste. Troppo triste. Allora, le logiche della RAI non sono quelle del pubblico. Devo dire che adesso si girano meno fiction e quindi i raccomandati sono molti di più e quindi devono girare... No. Non mi fate dire queste cose che poi sanno tutti. C'è stata una soap fantastica, una sitcom che si chiamava Boris, non so quanti di voi l'hanno vista, 3-6, che racconta proprio di come vanno le cose, di chi viene preso, quella cagna, è una soap, non so come chiamarla, comunque sono 3 serie, se le andate a cercare sul web o su Sky, su On Demand le trovate. La soap opera ti consente invece, se proprio, di essere un po' te stesso, o di mettere fuori la parte cialtrona o la parte più drammatica di te, perché nella lunga serialità, lo so perché gli australiani all'epoca, quando sono venuti a portare il know-how in Italia, all'epoca Minoli vide questa cosa che si chiamava Neighbors, di vicini di casa in Australia, e l'ho portato in Italia. Dopodiché gli australiani hanno trasferito tutto il plot della cosa e hanno abbandonato l'olio. Dopodiché, e quello ci spiegavano, loro sceglievano gli attori semplicemente in base all'aspetto. Non gli facevano il provino, perché loro davano per scontato che se uno fa l'attore lo sa fare. Non erano avvezzi, insomma, a essere in Italia. Detto questo, nella soap... puoi essere te stesso, meno che non sei un serial killer, o insomma, vabbè, però perché ti devi abituare tutti i giorni a fare sempre la stessa cosa? Cioè, allora ci vuoi dire che Ridge è proprio così? È preoccupante se così fosse. Voglio dire, quella faccia, e lui proprio, come Renato Pozzetto, c'ha la faccia, fa il drammatico, lui fa così, fa il comico, fa così, fa... E anche il Brooke è quella che è nella vita. Allora, parliamo sempre di attori americani, certo che lì anche loro firmano il cartellino, come ormai fanno i nostri attori nella serie di Un posto al sole, ma ben venga, perché al di là di tutto ha creato un indotto notevole tra produzione, scrittori... coinvolgendo anche maestranze, proprio la fede, dai, Minoli vuole tutti i costi. Assolutamente sì, assolutamente. No, ma stai dicendo una cosa che mi interessava: la soap ci consente appunto di tirare fuori, di essere più se stessi. È chiaro che io quando facevo il coach, che, per esempio, se c'era un personaggio in cui diceva deve essere un cattivo, per dire, no, faccio un esempio, e deve essere molto iracondo, cioè, se vedevo uno moscio, io non avevo il tempo di farlo diventare, allora utilizzavo, dico fammi vedere questo, che ingredienti c'ha, è moscio però c'ha lo sguardo cattivo, c'ha quest'altro, c'ha quella, allora io utilizzo quello che ho, come la faccio la pizza, che c'ho farina, acqua e il formaggio, il pomodoro non ce l'ho, e pazienza, faccio dentro il pomodoro, faccio la bianca. La faccio bianca, però rendo l'idea comunque, quindi per me nella mia formazione di attrice il lavoro di coach è stato molto importante. Poi l'ho fatto altre volte. Però a un certo punto mi sono data ancora una possibilità di scegliere. Il coach è un lavoro interessante, ma non è quello che mi sono scelta. Certo. Poiché ero brava a farlo, sono brava a fare tutto nel quello che riguarda il mio mestiere. Probabilmente anche io e Cardinelle sono capace. E non lo dico senza una falsa modestia, perché poi non per conoscersi dei meriti. Io ho passato una vita a dire cosa fai? Faccio l'attrice. Da un po' di tempo sono in grado di dire sono un'attrice, e questo per me è un buon salto di qualità, per cui non riconoscere, fare i finti modesti significa essere arroganti, alla fine diventa una cosa che si ribalta, allora uno riconosce obiettivamente quello che è cercando di migliorare sempre. So perfettamente di non essere una cantante, però nel momento in cui mi metti a fare uno spettacolo come 900 Napoletano, che ho fatto per 4 anni, faccio in modo che quando canto, poiché sono quadrata e intonata, allora riesco a fare con la tonalità giusta le cose che mi dicono di fare. Insomma. Questo in fondo è il segreto. E poi questo è un lavoro che devi... Allora, se lo fai in questo modo, lo devi amare molto. Quando addirittura si diceva che dovevi amarlo sopra ogni cosa, perché sacrificavi famiglia, fidanzato, tutto.
ti rendi conto che alla fine, dopo tutto, è un lavoro e come tale devi avere il posto giusto nella tua vita. Naturalmente, considerando che si parla, che ogni volta che per esempio gli organizzatori, gli agenti, molto spesso, vabbè, che ci vuole, vai. Voglio dire, non capiscono, poi loro badano al commerciale, che tu quando sali là sopra, tu metti in gioco i tuoi sentimenti e quindi metti in gioco te stesso. Cioè, se devi trovare delle cose, le devi trovare nel tuo profondo e le devi riprodurre. Ed è una cosa, Giuliana Desio quando faceva sto spettacolo, che non so chi l'ha visto, ma ovviamente è uno spettacolo per lei devastante, noi ci divertiamo, siamo cialtronissimi, quindi ci divertiamo moltissimo a farci... ci prendiamo in giro, purtroppo abbiamo i microfoni, quindi ogni sibilo si sente, ma se no insomma saremmo molto più cialtroni di quello che è. Però facciamo il nostro dovere, e a me costa tanto, ecco, essere cattiva, perché uno passa la vita a cercare di migliorarsi, se devo fare la parte della stronza, però poi penso, faccio l'attrice, sono un'attrice, quindi tiro fuori quelle cose che mi ricordo di me, perché ognuno di noi dentro di sé c'ha la parte buona e cattiva per cui la può tirar fuori, ma anche di modelli che ho visto, volgari, insomma, cerco di attingere, come deve fare qualunque attore, stanislavskianamente, secondo il metodo russo poi trapiantato in America, di Strasberg, dell'Actor Studio, deve trovare nella memoria emotiva tutto quello che può per riprodurre un personaggio, una... in determinata situazione. Però non mi ricordo dove sono partita, perché sono arrivata a questa cosa. Io mi incanto a sentirti, quindi mi sento rendere appresso a te. Giuliana Desio, prima di fare lei per un'ora, poi noi andiamo in camerino e la sfottiamo comunque, perché insomma, ma lei per entrare ogni tanto dice: noi facciamo, dov'è Adriana? Non è ancora arrivata. Cioè, perché dobbiamo vedere se... perché anche quel personaggio, per esempio, di Adriana è l'opposto di Giuliana. Giuliana è una donna comunque che ha fatto psicanalisi per tanti anni, è una donna che è giunta a determinate consapevolezze, che ha avuto un'esperienza, cioè parliamo di una diva, parliamo di una star. Negli anni Ottanta non c'era film dove lei non ci fosse, e ancora c'era nel cinema italiano la concezione del divo. Quello che tu... adesso chiunque compare 10 minuti in televisione è diventato già uno che fa gli autografi. All'epoca, veramente lei faceva 3-4 film all'anno, tutti da protezione, se andate a casa sua, la sfilza di Davide Donatello. E, voglio dire, uno, certe cose... poi, per carità, lei è una persona... assolutamente, cioè noi siamo tutti, ci divertiamo molto, insomma non fa la prima attrice, tanti lo fanno. Proprio per questo, secondo me, proprio perché ci si rende conto dello sforzo enorme di diventare qualcun altro da sé. E questa è la cosa però, nello stesso tempo, più faticosa, ma anche più bella di questo lavoro. Cioè, io quando qualche sera, quando io entro in questa urlando con tanto per cambiare, urlando come una pazza e in maniera molto brusca, volgare, invadente, faccio incomodi miei in questa casa. Ma quando qualche sera io sto agitata, nervosa, che devo sfogare, per me quell'inizio era una benedizione, cioè mi sentivo poi molto più rilassata, perché almeno hai questa possibilità, voglio dire, rispetto alla fatica di qualche volta cambiare ogni giorno letto, città, viaggia, cioè ancora adesso, anzi adesso più che mai, visto che non ho più 30 anni, risento di questa fatica, perché a 30 anni c'avevo il fidanzato a Bologna, quindi io finivo, prendevo un treno di notte, arrivavo lì alle 5 del mattino, magari facevo anche l'amore e poi dopo, cioè adesso io, se soltanto penso che non, dopo lo spettacolo non vado a mangiare, non vado a dormire lì in quello stesso posto, io mi sento di morire. Quindi però insomma le soddisfazioni sono tante, Migliori di migliori. Ma Capuano è stato il mio primo regista, perché ho fatto il suo primo film ed il mio primo film, laddove tutti gli altri, per chi se ne vuole fissato su questo fatto, non erano attori.
Ma la signora Rosita Marchese, che è stata per tanti anni una funzionaria RAI, adesso è, fa parte della commissione cinema, tra tante giovani attrici, che poi insomma parliamo del 91, fatti il conto, avevo 33 anni, 90 perché nel 91 poi uscì, 32 anni, e comunque era anche tardi per cominciare a stare in cinema, però sa, all'epoca poiché si faceva tanto, non c'era tutta sta televisione, avevo fatto un po' di TV ma di intrattenimento alla Rai di Napoli, tanta radio, la radio è stata, la radio, gli sceneggiati radiofonici sono state una scuola per me e un divertimento bellissimi, cioè se io ho imparato a fare il coach per dare questa naturalezza agli attori, io l'ho imparato in radio, perché in radio vedevi questi attori che venivano da Roma, che non sapevi, a un certo punto ecco, col microfono anche quelli più anziani stavano seduti, noi stavamo in regia, ma mentre stavo parlando, quelle buone, tu non capivi se continuava a parlare, a chiacchierare, o avevano cominciato, tanto che erano naturali nel loro essere. Detto questo, avevo fatto queste cose, per cui mi trovai su questo set, e naturalmente non avevo la macchina da presa, è una specie di mostro che ti fa, no, con cui poi devi riuscire ad avere confidenza. Adesso per me la macchina da presa è un'amica, è qualcuno con cui ti devi divertire, per cui impari le pause giuste, impari che non ti devi accavare, impari a vedere la differenza anche tra cinema e televisione. La televisione, beh, la soap opera è proprio ta ta ta, tre telecamere, tutto. La televisione è un po' più, come dire, pausata, più, però è sempre televisione di prima serata, la gente magari sta dando da mangiare al bambino e la deve vedere, quindi deve avere anche una recitazione ancora un po' superficiale. Col cinema, dove al di là di Sky e tutto, insomma, di premium che abbiamo a casa, ma si prevede che al cinema tu vai, ti siedi e stai cionco a guardare quello schermo, nel cinema ti prendi le pause, ti prendi la profondità, ti prendi la pienezza di un personaggio. E quindi, poi Antonio mi ha sempre fatto fare queste donne popolari, molto, addirittura, poi finché, qui ho fatto tre film con lui, ho fatto Vito e gli altri, poi ho fatto Pianese e Nunzio, 14 anni a maggio, che in cui l'unica battuta, insomma, che suscitava risate era la mia, che diceva, è venuta, per dire, è venuta un assistente sociale, oggi è venuta una persona sociale. E ridevano tutti, un clima molto pesante, esatto. E poi l'ultimo è stato La guerra di Mario, dove la produzione mi candidò al David Donatello come attrice non protagonista, naturalmente le produzioni propongono dei nomi, e lì per esempio è stata un'ottima occasione, tanto per cambiare, Antonio Capuano voleva una del popolo, perché molti registi sono convinti che se tu devi fare la donna popolare devi avere un neorealismo, non ci azzecca più niente, neorealismo però di cui stiamo ancora pagando le conseguenze, anche se nessuno più è desiderio o germi o insomma. E lui se l'ha fissato, mi chiama come sempre una settimana prima e fa solo tua buffa, però mi ha dato anche una bella opportunità, tra l'altro, di conoscere Valeria, Bolino, adesso io ho partecipato a un altro film dove c'era lei, poi abbiamo fatto insieme anche La criptonite nella borsa, quindi che è una persona deliziosa, di una grande carnalità, e lì ci siamo conosciute ed è stata una bellissima esperienza. Posso dire che Francesco Rossi disse ad Antonio Capuano, scusate ma la parolaccia non è mia, è sua, gli disse: Antonio, ma dove l'hai trovata questa zoccola? È strepitosa. E lì per esempio è un ruolo completamente anaffettivo, di una che piglia, fa i figli e poi li dà, non gliene importa, fa veramente cose, si trova, insomma tutte esperienze che io poi tra l'altro non ho avuto, nel senso che non ho avuto figli, non mi sono mai drogata, un po' per morale, un po' per paura. E quindi voglio dire, essere riuscita a rendere credibili personaggi come questo è una bella soddisfazione. Poi per carità le soddisfazioni sono altre, nella vita uno deve vivere del proprio lavoro, quindi non bisogna dimenticare le difficoltà, non bisogna dimenticare che adesso il teatro e il cinema sono in crisi, le paghe sono diminuite, la vita è molto più complicata. Quindi voglio dire, ci sono delle
delle componenti che vanno sempre misurate, la soddisfazione. La soddisfazione è più importante quando lo fai, quando sei al teatro, quando giri, cioè quelli sono i motivi, altri motivi per cui l'ho fatto, perché io nel momento in cui lo faccio mi piace il mio lavoro, quindi sono già molto fortunata. Un altro motivo è fare qualcosa che faccia del bene, che porti un messaggio importante, eppure questo mi è sempre capitato. E poi ce devi vivere. Noi buddisti diciamo bene, bellezza e guadagno. Bellezza perché ti deve piacere, bene perché deve portare un contributo e ti deve far vivere. Quindi queste tre componenti devono essere assolutamente paritetiche, perché se no c'è uno squilibrio. Se tu hai solo soddisfazione nel fare lavoro e poi ti sottopagano o non ti pagano, non va bene. Se fai una cosa bella che può portare luce all'umanità, però fai una cosa che non ti dà soddisfazione artisticamente, non va bene. Se guadagni tanto ma fai i film porno, non va bene per me. Poi c'è chi invece dice va benissimo. Senti, prima di sentirti leggere la cosa che ci volevi leggere, è fatta una scelta, no? Soprattutto ci stanno delle ci sono delle domande. Io volevo chiederti che modello di regista teatrale cinematografico preferito, l'attore e l'attrice preferito come modelli, non necessariamente come soggetti con cui hai avuto a che fare. Sì. Allora, guarda, questo io, poiché sogno da tempo di fare un film con lui, mi piacerebbe, mi piace proprio come modello Pupi Avati. Mi piace molto perché nello stesso tempo popolare, sa far recitare gli attori e fa delle cose che hanno valore, che creano valore. E poi l'ho conosciuto, mi è molto simpatico, tanto per cambiare ha detto ma tu dove eri nascosto, che non te, però quando un mago ha chiamato mi aspetto sempre, quindi in questo momento magari domani ti rispondo un altro nome, però in questo momento Pupi Avati, regista cinematografico Pupi Avati, regista teatrale ma io sono figlia degli anni 80, cioè voglio dire negli anni in cui c'erano mostri come Strehler e Ronconi, che avevano due scuole diverse, ma avevano Ronconi chiaramente c'ha l'età, ma c'erano tanti, c'era Calenda, c'erano insomma registi veri, e oggi 5 ore di spettacolo non le regge più nessuno, tutti gli spettacoli vengono sfrondati rispetto a... Va di moda la velocità comunque, però insomma il rimpianto di non aver potuto avere questi maestri, quindi insomma ti dico senz'altro loro, non nelle esasperazioni come lo vedo con cui, alcune esasperazioni, però insomma ci sono dei capolavori che nonostante siano stati fatti a teatro, e quindi il teatro spesso non resta, ma non si discute. Che altro? Attore e attrice, allora. Dunque, a me piace molto Giancarlo Giannini, perché tra le tante, perché è un attore naturale, ma è attore, cioè lui ti legge, cioè io ogni volta che devo leggere una cosa, non parlo di queste cose che faccio adesso, ma proprio di lettura, quando ecco leggo dei brani da un libro durante una presentazione, io immagino di raccontare alle persone in maniera molto semplice e immagino come lo farebbe lui. Io ho detto prima, sono molto appassionata di lettura, cioè io, se io potessi solo lei fare spettacoli di reading e basta, io avrei risolto, e mi pagassero per fare, io avrei risolto la mia vita lavorativa, proprio mi piacerebbe moltissimo fare solo quello, e quando posso ovviamente lo faccio. Giancarlo Giannini come attore, come attrice... Bette Davis, e non ho bisogno di aggiungere altro. Certo. Voi vi ricordate che è venuta da noi nel nostro spettacolo di poesia e musica? Sì, la domenica il 29, no? Domenica 29 giugno. Mi sono aggregata all'ultimo momento a Lino Blandizzi, senza aver provato, ho anche osato cantare, ma perché là mi stavo divertendo. E quindi è stata bravissima. La ricordiamo, portava un vestito a pois, nero, il bianco, vero? La ricordiamo bene, una bellissima serata, una bellissima recitazione. Sì, sì. Volete fare qualche domanda prima che facciamo, gli consentiamo di leggerci un altro brano? Ha detto tante di quelle cose, stava così.
No, io già poi quando mi siete fermati? Sono abbastanza prolissima. E ci siamo sazi, nel senso che le vostre curiosità sono appagate. Dunque, io non l'ho, l'ho conosciuta solamente una volta al festival di Villamare, al festival cinematografico di Villamare, dove, dove ero lì appunto a leggere, dunque ci sono stata due volte, insomma, o leggevo un brano del libro di Francesco Pitto, che abbiamo fatto con Francesco, abbiamo fatto proprio una specie di show per un'estate, oppure ero andata lì a fare una performance. Lei fu molto carina con me, io credo che dai racconti che me ne fa Giuliana De Sio, che ci ha lavorato, è una donna molto umile e molto forte nello stesso tempo, di una grande intelligenza e di una grande fantasia, attributi essenziali per un regista, e soprattutto trovo che sia una donna molto ironica. Ho visto il fatto che lei era risolta, e quindi quando si è risolti nella propria vita si è anche molto generosi, magari si è generosi anche da prima. Ecco, io l'ho vista come una donna di una grande tra l'altro, non so se avete visto un film con Claudio Bisio che si chiama Benvenuto Presidente, Buongiorno Presidente, una cosa del genere, dove lui viene eletto Presidente della Repubblica. Si chiamava Giuseppe Garibaldi. Questo nome. Però mi ricordo che la cosa divertente è stata che, come tutti noi ormai sappiamo, le cose non vengono decise dal popolo, ma vengono decise dai cosiddetti poteri forti, che possono essere la massoneria, le cose, insomma, il club Bilderberg o quello che è. La cosa divertente è che quando a un certo punto gli dicono: tu si stai mettendo contro i poteri forti, e lui va al cospetto dei poteri, questi poteri forti erano interpretati da Pupi Avati, Lina Wertmüller e il terzo non mi ricordo chi era. Quindi una grande ironia da parte sua, anche per, da spacciarsi, ironia e anche voglia, insomma, di partecipazione, ecco, come diceva appunto Gaber, che libertà e partecipazione. Purtroppo non ci ho lavorato, ma non è detto. Va bene, allora. Tra Elio Germano e Giannini chi ci mette? No, Giannini. No, li metto altri. Ah, tra i due? Pierfrancesco Favino, per esempio, che però devo dire che è talmente bravo, bravissimo. Ecco, lui non solo sa fare l'attore, lo fa in maniera che fa, si studia la parte, poi lavora con gli americani, quindi vuol dire che ha un certo status, insomma, ti fa da Bartali, non è come Rosario, come Peppe Fiorello, che ogni volta che fa un personaggio, a mio parere, fa sempre lo stesso. Scusate, ma insomma... A chi piace, ma per me fa sempre lo stesso. Mentre lui fa tantissimi personaggi e anche in maniera... è anche troppo bravo per gli standard italiani, ecco perché secondo me è un attore che avrà, insomma, sicuramente poi anche una grande carriera all'estero, perché è attore. Allora io ci, ma poi me ne verrebbero in mente tanti altri che magari in qualche film mi sono piaciuti di più, o in qualche spettacolo. Kim Rossi Stewart, per esempio, trovo che sia molto bravo. Ora mi fermo, perché sennò me ne vengono sicuramente, e poi ne ho visti talmente tanti, non famosi, ma che sono bravi anche nella diversità, che in qualche modo, insomma, ho speranza che possano, insomma, essere anche più conosciuti. Le attrici invece che recitano sempre lo stesso ruolo, io ne penso una, però ovviamente... No, no, non me lo fate dire, però, perché insomma già da aver detto che Medi Sud è una puttana, io penso che lo confermo. Già aver detto, insomma, che ci sono queste però insomma io ne ho in mente diverse. No, io ne ho in mente una che trovo bravissima, però secondo il mio modesto parere fa sempre lo stesso ruolo, ed è Margherita Bui. Ah. E ecco lì, per esempio, sì, io l'ho conosciuta la vita perché abbiamo fatto insieme Le Fate Ignoranti e la trovavo perfetta in quel ruolo. Lei è una persona molto ansiosa, si vede contorta, sempre un po'. Però per esempio io l'ho vista anche in ruoli dove tirava fuori, in alcuni ruoli per esempio dove non la trovavo adatta, ecco, diciamo questo, ho trovato che in alcuni film non fosse adatta, però ho visto una gamma di sensazioni, probabilmente
deriva tutto questo tema, mi auguro che magari rispetto al 2000 in cui abbiamo girato Le Fate Ignoranti, sono passati 15 anni, lei si cresce, no, si cresce, e quindi trovavo che all'epoca lei fosse un po' imprigionata dalla sua ansia e che quindi la mettesse in ogni ruolo a discapito della sua, del suo, della sua indubbia professionalità, del suo talento. Quindi, quindi credo che fosse questo, se alcune volte, cioè, però io credo che le cose si risolvano, insomma, si cresce. Posso fare una domanda alla Marzullo? Eh? Ma è una domanda alla Marzullo? Sì. È il film che fa l'attore o è l'attore che fa il film? Solo la Marzullo, cioè, è impossibile rispondere, perché ci sono dei film che sono stati studiati addosso, dei film, sì, è proprio questo, no? Vengono studiati addosso ad un attore, si identificano perché c'è quell'attore. Ma sinceramente la domanda è il film che fa l'attore, cioè è il film che fa crescere un attore, sì, sicuramente ti fa scoprire dei territori inesplorati, però se permettete è l'attore che fa il film. Vabbè, io sentiamo il congelo, questo chi è? L'uccello? Sì, questo è l'uccello. Veramente io sono un po' indecisa. Tra l'uccello e? Tra l'uccello e, vabbè, c'è cioè il classico Filomena Marturano. Io poi penso sempre che Filomena Marturano sia la madre di tutte le madri a teatro. Certo. E poi invece c'è un'altra cosa. Allora, vi faccio scegliere a voi. Aspettate un momento, vi dico. Tratto dalle quattro mamme di Ruccello, cioè Mamme o piccole tragedie minimali, c'è la telefonata, quella della, ambientata negli anni Ottanta. Poi c'è un classico monologo di Filomena Marturano e poi c'è un altro pezzo che è tratto da, sempre da 10 di Andrei Longo, che racconta i 10 comandamenti, e questo è Non desiderare la donna d'altri, che racconta di una mamma e di una figlia. Diciamo in procinta, la figlia si sta per sposare e la madre ne passa di tutti i colori. Quindi scegliete voi, Ruccello. Ma poi il nome era Ruccello. E poi il terzo. No, troppo lungo, già scegliere la facciamo tutte qua, scegliamo tutte quante. Quando verrò a fare uno spettacolo. Esatto, però. Andiamo su Ruccello. Tanto è divertente. Ho bisogno di un telefono. Perché comunque fare così con la, un telefono qualunque, spento. Bravo. Spento? Sì, spento. Ma lo squilla mentre... No, l'ho abbassato la... E dove vanno i marinai dentro al mare di cemento? Ci sarà una storia d'amore, un mondo migliore. Come? Ah, è occupato, figuriamoci. Ascensore. Pronto? Raffaele, sono Maria. Come? Ma parlo con la famiglia, c'è loro. Scusate, ho sbagliato. E fa buon numero, ho sbagliato, ecco, mamma. Mami, come stanno gli sticca? I cani parlano. Ha raggiunto. Cazzo, cose, poco pulsantino. Di chi? Era una cucchia comoda, chi li lago buco. Ma ti morite, po, era fatto, niente. Pronto? Famiglia c'è loro? C'è Raffaellina! Ciao Raffaellina, come stai? Come non mi riconosci? Chi sono? Sozia Maria! Mi avevi conosciuto! E fai bastone per telefono a zita! Brava! Senti Raffaellina, ci sta mammina, sì? E me lo fai un favorino che me la chiami un momentino che ci devo dire una cosettina? Grazie. E fai ciao ciao alla zia per dentro al telefono, su. Ciao. Uè Nunzi, come stai? Mi ha risposto Raffaele. Andiamo a lei. 2 anni te ne parla già una signorina. Sì. Sienta, ti aveva spiegato una cosa importante. Oh, mi ha scordato. Ah no, poi okay. Allora, no, sienta, ma tu, a pasta e fasole che cozzi, no? Ma come fa? No, perché il Giovanni mi sta luando a capa 3 giorni che l'altra sera è venuto con pascata tutta in saccia, come se era ricreato con questa pasta, dice l'originale si era ricreato, e io volevo vedere come si fa così. E l'aglio? Un po' di peperoncino? No, chi l'ha fatta a Giovanni non ci piace. Ah sì, lui piatto.
Ecco la zona, dice che la casa che c'è rifiuto. Siete, ma tutto questo insieme, cosa che fa sul? Ma ci capito, dopo, quando è di mano prima che nesce? E oggi che domani è bella, e cicera, ma non ha niente come fare. A me si intorce una panza, ti vengono da un burro tosta. È originale, ti vengono tosta. No, io ancora già sento, no. Ma mo telefono a Peppino e mi faccio salire tutto cangop. Aspetta, come serve? Una panetta di burro, una velata. Ma tutto troppo buono con chilo pomodori. A me non riesce niente. E sì, bottiglia con marolo, se quando arriva mamma te ne vesta la pazienza, no? Ma papà aveva a mettere sempre una pizzica con zuante. Eh sì, perché a queste strette non ci piacciono, la silicone da schifo. E avrei quando è bollito, avremo paro principi. Che ne sono state che gli sciardelle le storie che lasciano me ne hanno avuto la mamma, che l'hanno fatto venire tutte le pizze. E a presa i smosi stanno parlando pure i figli, eh sì. Allora aspetta, burro, pomodori. Ma pare pure che l'olio è fernuto. Un po' di prosciutto per stasera, che fa insalata. Ma si pazza! Che non è una radioattiva! Ah, tu non ci crederesti cose, sì, io mi metto paura. Io sto accattando ancora su roba congelata. Ma non è per me, che le per creature. Che le già sono troppo belle che ci manco sulla mente che la vendono nana. Ah, sì. Ma non è nemmeno prova a capo oggi. No, oggi niente prima. O viene a Rio su un bambino sempre, sì. E no, chi le ho fatte? Cao, vieni a ritengo pure i figli Rosette. Se viene a pigliare l'una non tengo proprio tempo, sì. Un poco di carne alla pizzaiola, due piselle e tiro a capo. Pienso stamattina manco l'età già fatta. Sai che volevi trovare un ragazzo al loro ospitale. Non sapevo! Che come ha fatto passare? Non si riusciva a capire nessuna maniera che malattia tenere. Chi dice che teneva colesterolo in il sangue? Va a fare un'analisi niente. Nato un po' e britta che teneva luce era Guatemala. No. Invece grazie a Nardi, no. Qualunque per non da portare lungo e va a diabete. Speriamo sulla mente che non fa fine che la povera nonna Maria. Tra 7 sanno in ospitale, poi diabete aumenta, ha cominciato a marci e mo ci tagliamo una lurita, e mo ci muzzavano piezze e cosce, ci ha portato in ospitale piezze. Aspetta un momento. Ursula, tu vuoi sapere se io non chiudo delle comande? O vedi che a Morgana si sta portando a chiare, faccio vedere i puff. Ma non è che c'è bene, non stai fatti. Ma non c'è tipo di morire a cena e sembaranza. Se, a così come sta noi. Allora, pensa che avvino lo gas. Facessi fare la fine all'ebre. A proposito, quando fai un mail? Gli ho detto, mi uscivo con Giovanni, Santa Lucia. Gli ho detto, ma per Adriana e Celentano. Stavo pure pozzetta, sì, aspetta, come si chiama? Non mi ricordo il film, poi ha preso il titolo, non è che ci vado tanto a preso. Abbasta cavaca. Ah, bella, sì. Originale era bella. Ci va scelto un po' fermizzato. No, è creduto nella stampa a casa che è storia Giovanna. Gli ha detto, pomeriggio dopo a domenica in. Mi portai sulla mente a Deborah e a Gianluca. E Rosato che ci fa scelto, Ursula! Ma hai fornuto con delle comande e poi vieni con il computer. Stato solo che si torna Gianluca a scuola e trovi scassati che ho sento. Giovanna Natale ci ha cattato il computer a Gianluca. A me non mi risparmio niente che lo costa. Non piezzi che lo costa. Che Giovanna voleva mettere in due salotto per comparenza. Ma tu ti sai che le pure bianca e nera che figura è merda che fa scim. No. Ma che Gianluca è troppo classico. Originale e classico, sì. Quando fui a Caglietta Magunione Verusca, no? A figlia Carmela. E avrei visto come si trova un'etica che voleva tutte cose, a tutti i costi, Gigi e Giorgio Armando. Ma posso pigliare un piccio, che tanto seguita quando c'è detto Cabascia e Ciocatà. Cabascia, Forcella, da parte all'alta moda. Ditemi la lire. Ho detto pure che era stata un'occasione. E zia poi regalavano a gravatte Valentina. Pure un'occasione, 5-10.000 lire in coppia in macchina vicino a Ferrovia. Quale mulo pare un milordino, mi ha detto. Che aspetta un altro po', che dove vai? Oh saccio, ma cosa grido che la parola che non tengo che fa? Quando poi stanno uscendo tutto quanto, guarda insieme, non ci stanno occhio che abbattono questi creature, ne posso lasciare bene manco un momento. A proposito, mi ascoltavo meglio, allora da fatta con la figlia. E che ha assunto? A cooperativa. Tu geniale. Mannaggia la capato, e come è venuto? E sono tutte due mascole. E come mi età nome? No, non mi piace proprio. Sì, ma perché non ne chiamo Maurizio e Costanzo? A questo paese che esce da rete 4. E chi le
fanzi cose. Perché scusa, quando furono, c'è che la creatura è isca, un po' giornale, casa che amava Bertini e non. Ho vengo a Napoli, ho già sentito. In prima pagina, la bambina Bertini, 2 anni tira. Ah, guardavo un lustratissimo, come no, mi amma, che te lo fa? Poi ricchi che lei sembra già te che tu Bertini. Ha visto che con siga? No, ma prendiamo il basso, capè. Ma Bertini, con chi con... A giugge me, o chi buono. Non so, ci puoi aiutare se può malaugurare, scusa, o non meno vecchia una creatura. No, io ci vengo queste cose. Che il Giovanna, la verità, è più tradizionalista, quando fu una che è stata in città Morgana, no? E si ricetta, una volta tanto mettiamo il suo nome Ronon, Alfred si chiamava. E già, non è che volevo tanto perché mi piace il nome un po' strano, no? Eleganti, estroversi. Qua lungo, può fare contento, stiamo pure dicendo che sì. Ne proprio da chi lì ora ha scelto fuori per la televisione, ho fatto i vermicini, ho creatura che era caduta in un buco, e dice che vicino a Giovanni è pazzo, che a mamma Alfredina pensava stessa la fine, no, no, è l'uomo umano. Però Pippo e Mike manco mi piacciono, dai, scusa, Mike al quanto, ma Pippo, scusa, fosse stato una femmina faceva Pippo e Katia, no, potevo pure, ma Pippo è troppo brutto, no, e poi me. È meglio Corrado, scusa. Pippo non doveva mai capo a Pippo Baldo, no? Pare che io non me lo cano, va? Scusa. Io mai. Ah, sai che ha fatto la domanda per portare Ursula e Pierpaolo a piccoli fans. La cosa è Sandra Mille. No, perché ci pensate? Ci sta Pierpaolo che ha nell'ente un poco culturil. Ursula che è già altina che capisce lungo 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 e fa il bene e Romina. Che ci sarà una storia d'amore. Aspetta un momento. Deborah! Vai di Aikido perché ti anni! Ha mostrato tutto su ciot! Te ne passa un anno quando è bellissima. Nasce proprio quello che arrivava Maradona a Napoli. E si unisce su miglia! E tale qua! E ricciolina nera, e stessi occhi, bella zanariella. Speriamo che avesse un poco più alto, perché sarà pure bello su Maradona, ma la verità sa da ricere è curto. È pure un poco più fatillo. Qualunque, stamattina ci ha messo il pigiamino fatto a maglietta non avevo un gol, chi lo sa troppo anzista. Però, chi sta l'ultimo? No, con chi sta giù proprio chiuso. E chi ce fa più? Luis Antonio! A fornisce su una radietta papà Marianne! Suoi figli ero 7. Isauro, Mariano, Luis Antonio e Andrea Celeste. Che da Giorgio che le troppa la fissazione che tenebbe il puntato brasiliano. Ursula! Dai mamma ammazzi, cacci con la porta organica, mi si non vengono che mi scatta tutte e due! Io invece da Giorgio la verità, non tengo mai un tempo in stanza televisione. E chi le porterà così a lungo, scusa? Quando fui 100 giorni di Andrea, ci mette 7 puntate per farci gravare. Si era una cavallo pure facevo prima. Ursula, tu mi hai capito o no? Vai pazzia con la mia maglia di Egitto, pazzi, tanti chi mo dorme. Ma quando esiste terribile che l'Ursula sa, se stessi in un momento quieto. Vabbè, è meglio che te la lascio, ma sennò che io sto qua mi combino. Uè, a proposito, ma tu l'hai saputo, ho fatto, ho fatto l'alta, ho buco riva. No, tutta l'altarina della Madonna, no, però proprio la Maronna stessa, me ne aveva sangue buonasso, ma così forte, ma un po' non arriva a reputata, ma figurata tanto nominata, e a così forte cosa mi invece scendere e già pasce, salievo, me la va in golpe. E chi è che lo miracolo, no? E ha scelto pure di notte le giornali lo 21. Ursula, se non la fornisce guida Mariana da Ferre, ti spesso tutte e due tracce, capita? Ma te la dite che faccio fa? Chi è Don Gnocchio? Frate basta e fa solo che cozza. Ci ha chiesto Don Gnocchio, diceva sempre mamma sta cosa. Cosa si dice? In donna del giornale parlava l'arcivescovo, no? Dice, fedeli, questo è un segno. Che segno è non lo sapimmo, ma è un segno. Io sa cosa è buona salute, no? Ma proprio qua catacrisma ci siamo scansati a gol, ma non lo sapimmo. Dopo, Deborah, mo che fornisco qui, ma tutto quello che mi stai facendo qui, Patro, mannaccia, ti porta a pace, capito? O vuole l'angelo, te faccio fare. O vuole l'angelo. Me fai dire due parole in grazia di sì o no? Che? Che è stata denunzia? Un marone è caduto Raffaello! Va, curda, aspetta. Urso, l'hai visto? Ma piatto è caduto Raffaello! Oh, ma si dà ferro questo in mano, vi. Non riesce vivo, te lo giuro, non riesce vivo! No, stiamo parlando con Ursula. Sta chiamando Raffaellino, poverello. La sta chiamando ragazzo sfogo, sì. Ma può parlare un poco con me. Pronto, Raffaellina?
Oh, Bonnino, perché mi andate a zetta tua? Sei caduto da sopra la lavatrice, sì? E ti sei fatta la bua? E tu dai tutto alla lavatrice, dici cattiva. E chi è stato che ti ha fatto cadere? Beh, però mannaggia che la marona cata gamba! Raffaele, dici una cosa, senti una cosa, zietta tu. L'hai fatto stamattina un bel caccone a zia, sì? E com'era grande? Quando è proprio la Raffaellina, ha fatto pure caccone a zia. Morgan, che aveva lasciato quinto piano che io sei andato a fa foto. Senti Raffaellina, ma tu ti ricordi di quella volta che siamo andate alle dell'anno insieme, sì? Come non ti ricordi? Che mamma cadette e si scorticai tutto il ginocchio, che noi ci facevamo tutte quelle risate. Ah, ti ricordi? Vabbè, e passami a mamma un'altra volta, tu che ci devi raccontare un fatto. Ciao Raffaellina, ciao. Pronto? Sei calmato, hai visto? Luis Antonio che manda vicino a corrente da mi nascosto, ma come c'è passato questi creature con guai pure sapere, non ti do giuro, ma stava nell'esaurimento nervoso e chiaramente e a fornisce scudo il frigorifero, magari pure la seggia sta mamma, pure a te o la patale un marano terremoto urso il Gianluca dai pure i sauri pigliate i titoli santa zanzia e Maria di Patatella mi aiuto. Grazie. Vi lascio il primo Paolo, il programma.